Purtroppo questa volta non sono riuscita a salvarti, ma una cosa è certa, starai vicino a papà come volevi. Riposa in pace, sorellina mia. Così è apparsa su Facebook la dichiarazione di Monica, la sorella di Rossella Nappini, l'infermiera brutalmente uccisa a Roma. L'omicidio è stato commesso con coltellate e il sospetto, Adil Arrati, un cittadino marocchino senza permesso di soggiorno, è stato arrestato. Gli investigatori, dopo aver ascoltato le testimonianze, non escludono che ci fosse stata una relazione tra l'uomo e la vittima e che lei avesse subito le sue attenzioni indesiderate. Ci sono persino segnalazioni di episodi di stalking che coinvolgevano l'uomo. Rossella Nappini è stata uccisa con numerose coltellate nell'androne del palazzo in cui viveva con sua madre, situato in via Giuseppe Allievo, nel quartiere Trionfale a Roma. Rossella aveva un legame molto forte con la sua famiglia, in particolare con la sua madre anziana e con sua sorella. Amava profondamente i suoi due figli, un ragazzo di 18 anni e una figlia minorenne, nati da una relazione che poi era terminata. Nel maledetto pomeriggio del 4 settembre, quando Rossella Nappini si è trovata di fronte al suo assassino, ha avuto la forza di gridare «Basta!». Queste sono state le sue ultime parole, e alcune persone nei paraggi hanno udito le sue urla. Qualcuno di loro si è precipitato nell'androne, alla fine delle scale, da cui provenivano i suoni, ma purtroppo era troppo tardi. Rossella, indossando pantaloncini corti e scarpe da ginnastica, giaceva a terra in una pozza di sangue ormai senza vita. Il suo corpo era stato ferito brutalmente dalle coltellate inferte dal killer senza alcuna pietà. La sua borsa giaceva accanto a lei. Fin dall'inizio si è sospettato di un movente passionale. Alcuni condomini, subito dopo la tragica scoperta, hanno avvistato un uomo che usciva dal palazzo, in un orario compatibile con l'orario del delitto. L'uomo si stava allontanando a passo normale in direzione dei parcheggi. Era l'assassino. La testimonianza fondamentale che ha portato all'identificazione dell'omicida è stata fornita dalla signora Teresa, la madre della vittima. Era stato a casa nostra fino a poco prima. Il suo amico marocchino è l'ultimo che l'ha vista. Parole di vitale importanza che hanno fornito preziose informazioni agli agenti della squadra mobile di Roma, consentendo loro di individuare l'assassino di Rossella in poche ore. Il presunto colpevole era proprio lui, il cittadino marocchino Adil Arrati. I due avevano avuto una breve relazione nella scorsa primavera. Adil Arrati guadagnava da vivere svolgendo piccoli lavori, principalmente nel settore edile, e condivideva la sua passione per il calcio. In passato era stato coinvolto in un episodio di rapina in un supermercato, come risulta dai suoi precedenti penali. Coloro che lo conoscevano lo descrivono come una persona irascibile e violenta. Arrati era giunto in Italia circa 10 anni fa. Nel mese di aprile dello scorso anno aveva conosciuto Rossella, un'infermiera che lavorava presso l'ospedale San Filippo Neri. Tra i due c'era stata una breve relazione che la donna di 52 anni aveva presto deciso di interrompere. Tuttavia i contatti tra di loro erano continuati e, secondo alcune testimonianze dei residenti locali, erano stati visti insieme in diverse occasioni. Quando la polizia ha fatto irruzione nell'appartamento di Adil Arrati a Torrevecchia, non ha trovato indumenti macchiati di sangue. Molto probabilmente, dopo aver commesso l'omicidio, l'uomo aveva lavato i vestiti sporchi del sangue di Rossella. Arrati si era anche sbarazzato del coltello utilizzato nell'aggressione. Quando è stato portato negli uffici della questura della polizia, il presunto assassino è rimasto in silenzio. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione per essersi presentato a casa della madre di Rossella con un coltello che, secondo l'accusa, ha poi utilizzato per uccidere la sua ex fuori dall'appartamento. Il movente di questo delitto rimane al momento un enigma. Tra le varie ipotesi, c'è quella che suggerisce che la vittima avesse rifiutato all'uomo il permesso di trasferirsi a casa di sua madre, come lui aveva in mente di fare, lasciando così l'abitazione a Torrevecchia che condivideva con altri connazionali. Secondo gli investigatori, quindi, l'omicidio
potrebbe non essere strettamente legato solo alla relazione sentimentale tra i due, che era terminata mesi prima, ma potrebbe coinvolgere anche le dinamiche personali che si erano sviluppate tra Adil e Rossella dopo la loro separazione. Forse da parte dell'uomo c'erano anche richieste di denaro. In base agli elementi raccolti e alle testimonianze di coloro che conoscevano bene la donna, tra cui alcune colleghe, sembra che Adil Arrati avesse fatto ripetute richieste finanziarie all'ex partner, esercitando su di lei una fastidiosa pressione. Gli zii di Rossella, Lisa e Bruno, hanno dichiarato: «Nostra nipote era molto preoccupata negli ultimi tempi. Si era anche confidata con nostro figlio, suo cugino, con il quale si scambiava messaggi praticamente tutti i giorni. Il marocchino non lo conoscevamo, ma era evidente che Rossella soffrisse per qualche motivo. E lunedì pomeriggio era uscita di casa per andare al bancomat delle poste lì vicino a prelevare soldi». La domanda rimane: la vittima doveva consegnare quei soldi al suo ex? Questo aspetto è ancora da verificare. Si spera che il cittadino marocchino possa collaborare con gli investigatori per gettare luce su quanto è successo e sulle motivazioni che lo hanno spinto all'omicidio. Monica Nappini, la sorella di Rossella, con la quale aveva un legame profondo, si è confidata con alcuni conoscenti in questi termini: «Mi ha chiamato la mamma, urlava: "L'ha ammazzata, è morta. Stavo a San Lorenzo. Non so quanto ho impiegato ad arrivare. Avevo messo il fazzoletto bianco e ho scaricato il clacson". La donna non riesce a trovare pace. Appena ha appreso la notizia dell'arresto del presunto assassino di Rossella, ha nuovamente condiviso i suoi sentimenti sui social media, scrivendo: "Giustizia è fatta, adesso devi marcire in carcere". Ironia del destino, Rossella era profondamente impegnata in campagne per la giustizia sociale e la lotta contro la violenza sulle donne. Era così dedicata a questa causa che aveva scelto di organizzare raccolte di fondi in occasione del suo compleanno, invitando i suoi amici a unirsi a lei in questa nobile iniziativa. "Per il mio compleanno sto chiedendo donazioni per Casa delle Donne per non subire violenza onlus. Ho scelto questa organizzazione no profit perché il suo obiettivo è molto importante per me e spero che prenderà in considerazione la possibilità di offrire un contributo per festeggiare con me. Ogni piccola donazione mi aiuterà a raggiungere il mio obiettivo". Non poteva certo immaginare che sarebbe stata proprio lei a cadere vittima di quella spaventosa e incomprensibile violenza.